Nell'ambito dell'indiscutibile successo del Festival di Sanremo e degli eventi collaterali, proseguono le premiazioni delle diverse personalità del mondo del Festival della Canzone Italiana con le opere artistiche del maestro orafo calabrese Michele Affidato. Dopo aver ricevuto il premio numeri 1 Città di Sanremo per il suo record di partecipazione al Festival, prima in coppia con Romina Power e poi da diversi anni da solo, Albano ha ricevuto anche il premio dell'AFI, l'Associazione Fonografici Italiani. Dovrò fare una stanza a casa mia dedicata ai premi di Michele Affidato, ha scherzosamente affermato Albano nel ricevere il premio dalle mani del maestro orafo. Il cantante di Cellino ha raccontato ai presenti dei tanti premi realizzati da Affidato, che custodisce gelosamente, ed ha espresso stime ed amicizie per l'orafo crotonese ed apprezzamento per il bassorilievo in argento creato per l'AFI. Ad Albano Affidato ha inoltre consegnato un gioiello per Romina Power. Si tratta di un gioiello della linea Teorema, particolarmente caro all'orafo crotonese perché rappresenta la sua rivisitazione artistica della cultura e della storia della sua terra, che porta con sé anche a Sanremo. I bassorilievi in argento realizzati da Affidato per l'AFI sono stati inoltre consegnati a due artiste protagoniste della gara canora di questa edizione del Festival, Anna Tatangelo e Lara Fabian. Il premio speciale dietro le quinte è stato consegnato a Pino Donaggio, musicista e compositore, e ancora ai direttori d'orchestra Pinuccio Pirazzoli e Vince Tempera. Quest'ultimo si è detto particolarmente onorato di ricevere un premio del maestro Affidato, a cui lo legano stima e grande amicizia. Questo è un premio che viene riconosciuto a tutte quelle persone che hanno reso anche grande il Festival della Canzone Italiana. Io sono onorato, come dicevo prima, che il grande maestro che ha raccontato la storia della musica italiana, ecco, questa sera riceve la mia opera. Grande apprezzamento per i premi creati dall'estro di Affidato è stato espresso da tutti i premiati ed anche dalla cantante belga Lara Fabian, l'unica straniera in gara al Festival della Canzone Italiana, alla quale Affidato ha personalmente consegnato insieme a Marco Molendini il premio L'Europal Festival, un basso rilievo in argento in cui è raffigurata una bandiera dell'Europa stilizzata. Sabato sera, con la proclamazione del vincitore del Festival di Sanremo, si scoprirà infine a chi andrà il premio che Affidato ha realizzato per Casa Sanremo, che quella notte festeggerà a lungo l'artista che si aggiudicherà la 65esima edizione della Kermesse Canora.